esatto, dopo facciamo brillare tutto, anche perché in realtà attorno a noi ormai non c'è più nulla, tutto brillato, tutto un po' mesto e triste, noi invece siamo qui per voi carissimi carissimi utenti, lettori, per l'ultima super dieta, perché in realtà Pierpaolo, che è la prima volta che appare, non in video, anche un po' troppo ci è apparso, in realtà c'ha tantissime cose per le quali raccontarci, e poi c'è la nostra Lisa Gobbi che ritorna. Ciao Lisa, a tutti. Che bella risata spontanea, non diciamo perché, ma che raccoglierà le domande che arrivano al nostro account Twitter @multiplayerit #superdiretta. Scrivete che Lisa vi cita nome, cognome, generalità e anche carta di credito. Esatto. Allora Pierpaolo, direi di partire ovviamente da un classico, perché è un classico partire le super dirette con Assassin's Creed, okay. È proprio un classico, centinaia di dirette le abbiamo cominciate con Assassin's Creed. È possibile però questa cosa. Black Flag, allora ormai si sa bene o male tutto, l'abbiamo visto in mille salse, sappiamo dei contenuti esclusivi per PS4, PS3 e quant'altro, non nulla, mi piaceva la telecamera lì. Tu hai visto qualcosa di nuovo, puoi dirci qualche informazione inedita oppure... Questa è una domanda un po' complessa. No, allora, informazione proprio inedita? No, nel senso non è che ho scoperto. Parliamo di... Non è che ho scoperto queste novità. Nel senso, è stata la prima volta che si poteva giocare. E c'era questa demo, e praticamente erano tre demo. La prima era quella dell'open world con tutte le attività aggiuntive, che era la stessa che mi avevano fatto vedere alle tre, però che giocata dal tizio, e la potevo giocare anch'io, ma l'ho saltata a pie pari perché insomma era sempre la solita roba, tutto quello che puoi fare. Poi c'era la demo, quella dell'assalto al fortino, che era quella fatta vedere nella conferenza Sony, e ho giocato al volo quella lì. Diciamo che l'unica cosa che veramente cioè si nota subito è questo fatto che passi dalla nave al terreno senza caricamenti, senza nulla, che comunque è un'aggiunta carina, perché tu veramente stai correndo in mezzo al villaggio, magari inseguito, prendi, sali sulla tua nave, prendi e parti, così tutto senza appunto soluzione di continuità. Quindi diventa integrata col gameplay al 100%, un po' come il cavallo, sì, giusto per capirci. Proprio come il cavallo, infatti c'era questa missione che partivi sulla nave, dovevi far fuori una serie di imbarcazioni che erano stavano difendendo il fortino da assaltare, che poi ci ha detto essere la prima missione di assalto al fortino del gioco. A un certo punto, quando l'avevi fatto fuori, potevi decidere se bombardare il fortino da lontano oppure se semplicemente lanciarsi in acqua, tuffarsi in acqua, salire sulla valle, riuscire a entrare dal fortino e dopodiché cioè fare tutte le tue attività classiche, far fuori i nemici, ammazzare il capo del fortino e uno se ne poteva andare via. Quindi era abbastanza tutto integrato. La demo invece più interessante... Io vorrei ringraziare i nostri colleghi che potevano portare qualche cocktail, non c'è verso. Poi c'era la terza demo, invece quella più interessante era la demo sul praticamente stealth, cioè che cercava di mettere in mostra questo fatto che il quarto capitolo proporrà un ritorno allo stealth molto forte. Era ambientata praticamente nella giungla, bisognava raggiungere questa imbarcazione ancorata in questo villaggio di pescatori e far fuori il tizio che stava sul capitano dell'imbarcazione. Classiche cose, ci si nasconde nei cespugli, si vanno dietro le cose, si seguono le onde. Quello che è carino è come effettivamente hanno implementato il funzionamento dell'occhio dell'aquila, visuale dell'aquila, come lo volete chiamare. Quindi si spinge il trigger, tutti i nemici che tu vedi ti vengono marchiati di rosso, e anche quando si esce dalla visuale dell'aquila rimangono marchiati di rosso e li vedi anche dietro alle costruzioni. E tra l'altro, un po' come avveniva in Far Cry, i nemici quelli speciali, tipo quelli corazzati o i cecchini, vengono anche, gli appare anche il simbolino sulla minimappa. In questo modo tu in pratica dalla minimappa puoi vedere dove sono i nemici. È una strategia. Esatto, anche da che parte stanno guardando, e quindi poi diciamo ti aiuta, perché tu prima studi il territorio e poi ti muovi e fai veramente uno stealth. Quindi in realtà li marchi apposta, cioè esatto. L'utilità di marcarli per crearti una minimappa strategica da esplorare e studiare. Sì, perché così continui a vedere sullo scenario anche se sei riparato, perché aveva quel problema che quando tu... non potevi vedere che stavano facendo le guardie, che sarebbe poi il realismo, però naturalmente nel gioco non è che è il massimo delle cose, e quindi funziona bene. Io l'unica cosa che ho notato giocando è un po' di sporcizia generale, nel senso il gioco secondo me si presenta... giocato? Su PlayStation 4 il gioco si presenta benissimo, secondo me veramente tecnicamente è proprio bello da vedere su PlayStation 4. Era un po' sporco nelle animazioni, mancavano un po' di animazioni di contatto, non aveva una risposta particolarmente reattiva ai comandi, mi sembrava un po' legnoso, di solito non mi ha mai fatto questa impressione, mi è sembrato un po' così. Poi, come al solito, può essere televisore, tutto quanto, lo diciamo così per dovere di cronaca. E l'altra cosa, me la sono dimenticata. Senti, allora commentiamo invece questa breaking news che ci ha dato ieri Antonio,
che puoi fare la nave Xbox del One, puoi fare la nave del 3. Quanto è importante questa cosa ai fini del voto finale? Beh, guarda, lui diceva, mentre stavo facendo la presentazione, che ci sarebbe stata una feature talmente importante che avrebbe rivoluzionato il franchise di Assassin's Creed. E probabilmente è questa qui. Detto questo, no, la cosa interessante che mi hanno fatto vedere, a parte il gioco, se mi dai altri due minuti, era l'app che puoi giocare, puoi avere su tablet. Da questo punto di vista Ubisoft secondo me sta facendo un gran lavoro, per cui c'è questa app totalmente gratuita per iOS e per Android, uscirà in contemporanea per la versione tablet e qualche settimana dopo la versione per smartphone. Praticamente è figo perché si sincronizza tramite wifi in tempo reale con il gioco, quindi puoi vedere sulla mappa dove sta piazzato proprio un uso Edward. Intelligente. Per cui esatto, è la mappa grande con anche la direzione che sta, dove sta girato Edward, ed è figo perché in pratica sull'app ti compaiono i tesori nascosti che magari non vedi invece da dentro il gioco, per cui se stai giocando con un amico ti può dire vai avanti, vai a destra e a sinistra, se giochi da solo è molto comodo. È di fianco e così via. E poi c'è tutto questo mini gioco della gestione della flotta, che era un po' come la gestione degli assassini nei vari Assassin's Creed, che in pratica tu puoi costruirti questa flotta, la mandi a fare le missioni per guadagnare le risorse, ed è nel gioco normale. Nell'app c'è lo stesso identico minigioco che tu puoi continuare a giocare mentre stai in treno, in autobus, guadagni le risorse, potenzi la flotta e quando rientri in gioco hai tutto automaticamente, ti ritorna sul tuo personaggio. È molto divertente, molto simpatico, sì. L'importante è male che sia bilanciato, nel senso, se no altrimenti fai soldi infiniti, ecco, e queste cose qui. È una cosa giustissima, perché infatti la loro preoccupazione era per il bilanciamento, quindi che hanno fatto? Hanno fatto che i soldi li puoi effettivamente trasferire, ma le risorse della flotta non sono le stesse risorse che servono a potenziare Edward e la sua nave, quelle sono risorse che puoi prendere solo nel gioco. Alla fine la vecchia magione e così via è la nave in questo caso, la flotta, la potenzi, la arricchisci. Esatto, di altre navi, e poi hai sempre la tua nave principale che quella pure la vai a potenziare. Hanno fatto questo sistema, siccome ho detto che molte critiche erano il fatto che prima dovevi andare in giro per i vari negozietti perché ogni negozietto vendeva roba diversa, hanno fatto che tu dalla nave puoi comprare tutto, quindi tu semplicemente stai a bordo, entri dentro e poi hai accesso a tutto quello che vedi. Ci può stare dopo 4 capitoli, anzi 6 capitoli ci può stare, perché basta sempre sta cosa in giro. Che peggio di vedere quello che c'è, ritratti diversi eccetera. No, comunque è Assassin's Creed. Ovviamente è un po' invecchiato, suppongo. Nel senso, è quella la meccanica. Tu hai giocati bene o male tutti. Sì. Non l'ho finito solo il terzo, sono sincero, lo devo finire. Gli altri li ho giocati tutti quanti. E c'è ancora quella super voglia di giocarlo come qualche tempo fa? Allora, secondo me, ne commentavamo insieme, non mi ricordo se anche con Berto, con te, che magari i pirati un po' aiutano, perché effettivamente l'ambientazione americana non era il massimo. Questa pirati ricorda tanto Pirati dei Caraibi, cioè è carina come l'hanno fatta. Certo, arriva ormai molto col fiato corto, cioè è ancora una meccanica di gameplay. A livello di storia, cosa sarà? Non si sa proprio nulla, cioè come si lega agli altri, quanto dire. Si dice che tu scoprirai di essere un altro della, cioè teoricamente a quanto si è capito che tu sei un dipendente dell'Abstergo che sta studiando Conway, Edward, insomma, questo pirata, e non si capisce poi cosa succederà, se diventerà il nuovo Desmond. Vogliamo fare il mega spoiler. Ho già detto il nuovo Desmond, hai detto. Io non l'ho finito, ma so come finisce, perché era impossibile resistere agli spoiler. Insomma, il terzo finisce in modo abbastanza tragico, possiamo dire. Abbastanza chiaro e netto. Lisa, ciao. Ciao. Allora, che dicono allora, su Twitter? C'è Andrea che ci chiede se abbiamo qualche novità per Killzone Shadowfall. L'abbiamo visto in una presentazione a porte chiuse, ma la persona preposta alla visione non è qui, quindi aspettatevi l'articolo. Assolutamente. Esatto, vi diciamo. Poi abbiamo... Non abbiamo neanche un feedback, mi sa. Non sappiamo neanche com'è. C'è andato. L'ha visto, è scomparso. Poi c'è Albertino che ci chiede... DJ? No, Barbirone. Vabbè. Ho fatto andare in palla. Di risponderti. Ho fatto andare in palla con questa cosa. Ok. Albertino ci chiede se secondo voi... No, quando... Fino a quando secondo voi produrranno i giochi per PS3? Questa era la domanda del giorno. Secondo me fino al 21 novembre di quando? 2015. Io invece ho sentito in descrizione che è fino al 23 novembre 2015. A che ora? Perché chiudono quella fabbrica e sta un altro paio di giorni a produrre dischi e poi smettono. Scherziamo, Albertino. Cioè, ancora per un po', nel senso che i giochi AAA, finiranno a metà del prossimo anno. I vari Castlevania e compagnia saranno gli ultimi di un certo spessore. Poi ogni tanto i FIFA, i PES usciranno per un altro paio di anni, se non tre, quindi tranquilla. Scusa, l'anno scorso non usciva quello PS2. Forse due anni fa. Cioè, magari per cinque anni ancora. Esatto. E vabbè, sempre lui ci chiede... Ma sempre il DJ, dici? Sì. Ti chiede su The Last of Us se ci sono notizie sui DLC, perché abbiamo visto
E no, qua in fiera c'era sempre The Last of Us, sì, l'ho visto io. Esatto, c'era una fila di gente assurda che ci giocava ancora per giocare ad un gioco che è già uscito. Esatto. E questa cosa qua me la sono un po' chiesta anch'io. Non so se, quindi non so se magari avevano lanciato qualche nuovo DLC o... No, quella semplicemente è perché umana. No, poi magari c'è gente non l'ha preso o boxare. E si fa 7 ore di fila, no, quando vabbè, quando so. Poi c'era la parete con tutti i 10 del titolo. No, i DLC sono stati annunciati, però sì, come no, c'è anche un pezzo di storia. Tipo aggiunti, prima della Games, esatto, quindi non ci sono novità, però leggetevi le notizie precedenti. Ma per non adesso era probabile qui, assolutamente no, a meno che cioè, magari c'è, noi non ne sappiamo nulla, siamo giornalisti un po' così disinformati. Poi domanda per te da Scalabrin: quest'anno consiglieresti di più PES o FIFA? La domanda, io guarda, appoggio allora, anche l'iPad adesso. Allora, PES innanzitutto, l'articolo arriva stasera. L'articolo, ci saranno tantissime informazioni inedite che non avete mai osato chiedere. O anzi, non avete mai avuto risposte. Esatto, adesso io ce l'ho queste risposte. Se siete stupidi, allora rimangono stupidi. Se siete stupidi. No, allora, ovviamente non è che PES può semplicemente con una nuova edizione scavalcare FIFA in termini puramente qualitativi. Vero è che quest'anno il gap, o il gap, come si dice? Direi gap, però il gap insieme al negozio, che c'è tra PES 2013 e 2014 probabilmente è molto più alto rispetto a quello che c'è tra FIFA 13 e FIFA 14. PES 2014 c'ha tante cose, c'ha tanti elementi di freschezza e di novità, anche in termini di nuove licenze per il mercato latinoamericano, che sono interessanti. FIFA rimane sempre un ottimo gioco, migliorato, e ovviamente rimane in termini assoluti probabilmente rimarrà il migliore. Però effettivamente PES, se siete stati un po' delusi dalle ultime edizioni, provatelo, perché davvero ci sono diverse novità. Ti voglio fare io una domanda: questa cosa di FIFA 14, io proprio da profano totale, ho visto la conferenza Electronic Arts, questa cosa di FIFA 14 Next Gen con la questione degli stadi, che mi sembra l'unica novità, cioè che valore ha per un appassionato? Per me che sono appassionato tantissimo, però onestamente da quello che ho visto in realtà è una paraculata, nel senso sì, sono un po' più bellini gli stadi, ma non è che sono passati da pixel che si muovono ogni tanto a una roba fighissima tipo gli stadi di NBA 2K, c'ha degli stadi incredibili, ovviamente meno spettatori, più piccolini. Quindi secondo me, purtroppo abbiamo detto, FIFA 14 Next Gen ha senso se non prendete quello actual gen, diciamo, di questa generazione, e comunque chiaramente è un titolo che è stato portato perché sviluppato anche per PC, ci hanno messo poco probabilmente a potenziarlo. Per vedere il vero FIFA Next Gen, secondo me bisogna aspettare il 2014, ovvero l'edizione 2015. Ok, poi abbiamo un po' di domande su Titanfall. Ok. Allora, alcuni, perché è una domanda che fanno varie persone, ci chiedono se sarà esclusiva Xbox One, oppure se... Perché ci sono stati, anch'io ho sentito alcuni rumor che... Allora, secondo me è esclusiva temporale, a meno che Titanfall... Dici temporale? Allora, no, in realtà era uscito che era temporale, il problema è che se Titanfall diventa quello che era un po' Gears of War per Microsoft, allora Microsoft chiude, nel senso magari fa degli accordi, anche se differente, perché Microsoft pagava lo sviluppo di Gears of War, mentre in questo caso non è appannaggio di Microsoft. Se va molto bene, si lega la console, allora Microsoft probabilmente fa un accordo esclusiva. Però in realtà le prime informazioni erano che erano temporali, cioè che non escludevano una versione PS4. Dopodiché è un brand che si associa a Xbox One. Sì, poi tra l'altro c'è da aggiungere che non è neanche Electronic Arts interno come Battlefield. Ricordiamoci che Respawn Entertainment fa parte delle terze parti tipo Crytek, quindi loro effettivamente potrebbero decidere di farlo e rilasciarlo. Esatto, no. Anche perché appunto lo sviluppo io lo pago Electronic Arts, quindi vediamo. A tal proposito, tu hai avuto un'intervista per Titanfall, approfittiamone, nel senso c'è stata qualche informazione aggiuntiva interessante, perché ridi? Perché iniziamo in bellezza, non so se Electronic Arts guarderà mai questa cosa. Io ho fatto un'intervista con, mi ricordo perfettamente anche il nome, Abby Happy, perché aveva questo nome incredibile, questa bella ragazzina che gestisce la community di Titanfall, è la community manager di Titanfall. Il problema è che Titanfall, come Destiny, poi se mi chiederai anche di Destiny, sono due proprietà molto blindate, e quando naturalmente vai a fare le interviste, tu lo sai meglio di me, le interviste sono bellissime da fare quando parli con persone come si dice, libere di parlare, esatto. Quando purtroppo hai tutta una fascia di persone
cioè col community manager, il lead designer dei livelli, queste cose qui, io dico sempre, senza voler mettere della violenza, è come se non hanno il cervello, nel senso che... Senza violenza. No, perché come se li hanno lobotomizzati, o rispondono con il comunicato stampa o dicono che non possono rispondere. Purtroppo Titanfall, avendo intervistato la community manager, ripeto, una ragazza carina anche di aspetto, gentilissima, però... No, ragazzi, i genitori sono bravi, sì. Ragazzi, brave persone. Gli ho chiesto, cioè l'unica cosa che è uscita, ma avrete letto i milioni di provati da qui, è come la gestione del Titan, che in realtà ha un barlume di intelligenza artificiale, per cui gli potete dare dei comandi del tipo seguimi o fermati lì e... come si dice, fai la guardia della posizione, che non era una cosa ben nota fino a prima della Gamescom. Sì, fondamentalmente mi ha parlato meglio di questa modalità obiettivi, cioè loro spingono tanto sul fatto che ci sarà una storia, cioè ci sarà questo multiplayer che porterà avanti una storia, c'è questo multiplayer ad obiettivi con la storia, per cui c'è una volontà comunque di dare della narrativa, perché sperano che poi possa esplodere, comunque loro ci hanno speso tanto sull'universo. Però di nuovo non è stata un'intervista, la vedrete, è proprio l'ultima intervista memorabile, ecco. Allora, andiamo avanti in scioltezza. Sempre su Titanfall, Lord Pender ci chiede il Titan in base a cosa ha chiamato, punti o kill? Ecco, anche qui dipende dalla modalità, nel senso che quella obiettivi, Happy, mi fa sempre noi ridere il suo nome, e dice che si chiamano con un punteggio, ma man mano che giochi, quindi man mano che vai avanti nel livello, scende sempre di più la soglia di richiamo del punteggio. Tu, Lisa, che l'hai giocato, invece dicevi che la demo che era sullo show floor. Praticamente il Titan c'era la possibilità di richiamarlo dopo ogni 3 minuti. E quindi era una cosa abbastanza dinamica, perché è abbastanza scandita nel tempo, nel senso che comunque c'era sia il tempo per usare il personaggio di base, quindi un militare che con il suo jetpack comunque rende le cose molto molto dinamiche dal punto di vista sia del movimento sia dello sparare, perché comunque sparare ad altre persone che hanno il jetpack mentre tu lo stai usando contemporaneamente diventa molto più complicato, ma anche più avvincente. E per quanto riguarda invece il Titan, appunto, è un'altra modalità di combattimento. Cambia tutto, perché ovviamente siamo più pesanti, non possiamo avere l'agilità che ha un umano, ma ovviamente ne guadagna la forza di dell'attacco. Sì, d'attacco, insomma. Quindi è, secondo me, avendo provato vari multiplayer, secondo me è un multiplayer abbastanza completo, perché non ci si annoia mai e comunque c'è la possibilità di crescere molto dal punto di vista tattico, perché ogni Titan ad esempio nella nostra avanti. Ti preoccupare, raccontaci di tutta la gente. Stai parlando come se avessi provato 45 ore di Titanfall, tra l'altro. Oh, è merito, è un gioco che merita. Vabbè, abbiamo tagliato. Volevo solo dire sia per quanto riguarda il Titan, sia per quanto riguarda il pilota, esatto, c'è la possibilità di scegliere le caratteristiche, quindi è interessante anche fare varie combinazioni e approfondire varie tattiche diverse e confrontarsi con gli altri, quindi è molto molto bello. Esatto, questa cosa ci premeva effettivamente anche Happy, mi ha detto che loro stanno lavorando tantissimo su questa cosa del bilanciamento, perché devono bilanciare sia le classi e le caratteristiche del pilota, sia le classi e le caratteristiche del Titan, e quindi tutte le combinazioni, perché hanno molta paura che ti venga fuori la combinazione ideale fra un tipo di classe soldato e un tipo di classe Titan. Quindi c'è un bel lavoro dietro, però l'intervista è abbastanza dimenticabile. Abbandoniamo per sempre Titanfall in questa diretta, andiamo oltre, non riusciamo più. Parliamo di The Crew, volete? Abbiamo parlato ieri già. Ok, Drive Club. Ok, abbiamo parlato ieri. Esatto, ragazzi, allora faccio anche una premessa, ovviamente, voi che mandate le domande. Questa è la terza super diretta, non possiamo sempre ripetere le stesse cose che abbiamo già fatto, che abbiamo già detto. Guardate, quindi ovviamente noi ovviamente vi diciamo se abbiamo già parlato, però è normale che non ripetiamo. Poi mi chiedono Nintendo, ma probabilmente Nintendo, ne abbiamo già parlato. Sì, esatto. Intanto, guarda, commentavamo per fare un commento molto violento, commentavamo ieri sera con Umberto che, guardando anche comunque la concorrenza o le testate internazionali, zero copertura di Nintendo, veramente la scelta di non portare, proprio loro stanno completamente su un binario differente, separato, non gliene frega niente della copertura a livello mediatico, sanno che qui vengono 1 milione di persone, gli fanno provare gli ultimi giochi, punto, e sono gli stessi delle tre. Sì, poi
C'è un Salvatore che ci chiede... C'è un Salvatore delle acque. Di Dark Souls 2, se l'avete provato alla fine. Dark Souls 2, sì, ringraziando Antonio, mi ha fatto perdere un'ora all'appuntamento. Sì, no, sono andato lì, ci ho messo 2 secondi, c'era scritto versione 3 proprio, E3 demo version. Stronzo che sei venuto. Poi c'è stata la presentazione di 5 minuti con roba già ascoltata, quindi non ci sono novità. Il gioco sembra molto bello, il personaggio principale è molto più dinamico nelle movenze, però sempre abbiamo già visto tutto, quindi dobbiamo soltanto aspettare l'uscita. A ottobre c'è la beta. Ok. La beta pubblica? Poi ci chiedono, per esempio, Destiny Italia. Comunque salutiamoli. Parla anche a nome di altre persone che vogliono sapere bene o male com'è stata la fiera quest'anno, i top e i flop secondo voi e perché. Top of the pop, allora, yes. Direi tra i top tutti quanti siamo concordi, meno male, suppongo, cioè dico anche i nostri colleghi Titanfall, hanno detto comunque molto interessante, molto dinamico, anche l'utilizzo dei piloti è interessantissimo, i soldati bene. E tutto quanto. Io ci aggiungo, perché l'ho visto oggi, al netto appunto del fatto che comunque non è un titolo next gen e quindi purtroppo i titoli di nuova generazione hanno più appeal, Castlevania Lords of Shadow 2 è bellissimo, cioè c'è uno stacco rispetto al primo, sembra, poi perché non è che l'ho giocato tutto, abbastanza importante, graficamente, artisticamente bellissimo, è più vario, è più ampio, sarà più avventura rispetto al precedente, ci saranno strade multiple, backtracking intelligente, durerà sempre 18-20 ore, quindi potrebbe essere l'action dell'anno prossimo, in attesa anche di altri esponenti, Bayonetta anche, Bayonetta 2 o del nuovo God of War, però comunque davvero sono bravi questi Mercury Steam. Hanno detto non faranno un terzo capitolo, quindi ci credono che questo sarà quello definitivo e basta, si va oltre e ci si inventa qualcosa di nuovo. Flop, difficile identificare un flop perché siamo arrivati alle 3. Secondo me il flop sono tutti quei giochi che sono tornati qua senza mostrare nulla di nuovo. E lì ci infilo eventualmente Destiny. Ma è Destiny che potenzialmente è un super titolo. Esatto, ovvio che non è un flop. Però effettivamente potevano far vedere qualcosa di nuovo. Ma lo stesso Namco Bandai che mi porti, Dark Souls 2, ha portato anche dei giapponesi. E poi non fa mai con uno straccio di demo inedita per far vedere. Strano. Ce ne sono diversi che hanno portato le demo di Los Angeles. Parecchi, cioè, anzi, sono... spendi soldi, inviti giornalisti o quant'altro e poi non fai vedere roba nuova, vabbè. Allora, noi fermiamoci un attimino con le domande, andiamo avanti. In realtà di titoli importanti, che anche in questo caso in realtà non ci sono cose tantissimo nuove. The Witcher 3, più o meno la stessa demo delle tre? Senza, leva pure il piume, i bug, no? Però? Migliorata in termini di bug? Allora, o sempre... Era sempre il problema del combattimento, cioè era proprio la stessa identica demo, era più pulita la demo, ma aveva lo stesso problema dei combattimenti. Il problema, fra virgolette, che è un problema allora, che affligge scusami, la serie. Loro lo sanno che la gente vorrebbe combattimenti un po' più fisici, un po' più sentiti, allora, oppure non gli frega nulla, non hanno recepito questa cosa? Io purtroppo avevo un'intervista con loro, ma andando avanti cominciano a ritardare, per cui me l'hanno quasi zoccata, mi hanno fatto fare veramente 3 domande al tipo lì dentro alla fine della presentazione. Loro hanno detto che sono coscienti delle critiche dei fan, ma dicono che secondo loro la visione del, cioè la visione del combattimento che sono fatti, quindi nel passaggio tra il primo e il secondo, più o meno verrà mantenuta poi con il terzo. È ovvio che loro dicono che adesso è tutto provvisorio, perché adesso c'è anche questo problema delle animazioni, quando vai a fare i colpi sembra che mancano dei pezzi proprio. Sì, sono anche strane. Due l'hanno aggiustato con le nanze del tempo, esatto, sono un po' strane. Loro dicono che comunque adesso è un problema che è provvisorio il gioco, poi dopo sarà molto più piacevole. Certo è che non è Amalur, non è God of War, questo è ovvio, cioè è un combattimento comunque rimane un po' quello statico, un po' legnoso. E più che altro è questo problema che sembra che non colpisci mai a questa cosa, perché non c'è la reazione del nemico e questa cosa permane. Un po' come vecchi MMORPG. Esatto, ma anche gli attuali, non è che abbiano fatto dei grandi passi avanti. Diciamo, allora, la tema appunto era la stessa, molto velocemente le pochissime cose che ho, diciamo, carpito in più è questa cosa dell'economia, su cui loro stanno lavorando molto, che praticamente il mondo di gioco avrà un'economia globale, per cui ogni regione avrà, a seconda della disponibilità di risorse, avrà prezzi diversi per le cose. Lui ha detto che paradossalmente una componente, fra virgolette, di free roaming potrebbe anche essere semplicemente quella di andare a caccia di determinati demoni o mostri da una parte, perché sai che la loro pelle ha un valore in un'altra regione, quindi poi ti dovrai spostare per andarla a vendere dove ci puoi ricavare più soldi, che è comunque una cosa piacevole. E poi l'altra cosa che mi ero sbagliato nella prima presentazione, nello scriverlo, che l'arcipelago delle 7 isole in cui è basata, su cui è basata la presentazione, in verità è soltanto una delle regioni del gioco. E è un arcipelago, questo che appunto si è visto, composto da 7 isole. La centrale da sola è più grande di tutte le aree visitabili in The Witcher 2 ed è tutto questo arcipelago solo una regione, perché il gioco in realtà è grande 3,5 volte
tutto The Witcher 2. Quindi in questo ambito rientra nel concetto delle 50 ore di durata del gioco solo facendo le quest principali e 100 facendo anche le secondarie, perché effettivamente l'area è molto molto vasta. Ultimissima chicca, ho finito qui. Hanno rifatto i fumetti animati, hanno rimesso i fumetti animati che c'erano nel primo The Witcher quando si concludono le quest, che racconta quello che è successo, perché sapete The Witcher ha queste conseguenze in base a quello che fai, e questo fumetto animato ti racconta quello che è successo dopo il tuo intervento, e l'hanno rimessa, era una chicca, era, piaceva molto ai fan, e le hanno ripristinate. Saltiamo i palo in frasca, sempre rimanendo in ambito PC. Lords of Fallen. Esatto, entrambi escono anche PS4 e Xbox One l'anno prossimo. Lords of the Fallen è fatto appunto, questo RPG fatto dal creatore originale di The Witcher, e la presentazione anche in questo caso purtroppo era la stessa. C'erano un po' di migliorie, tipo ha giocato con il chierico, ha fatto vedere che c'erano già un po' di animazioni aggiuntive, l'abilità speciale che proietta, chi ha visto il trailer del gioco che è appena uscito quando eravamo alla Gamescom ha presente cosa dico, lui che si può praticamente, si può tipo sdoppiare, può mandare una sorta di cloni di se stesso, e c'era anche in gioco. Allora, la notizia più interessante è stata che finalmente entro qualche settimana fanno uscire un trailer con il gameplay, visto che il mondo intero lo chiede da una vita, e finalmente questa è sicuramente la notizia più interessante. Per il resto il gioco io continuo a rimanere, ho parlato con un po' di colleghi italiani che onestamente sono usciti strappandosi i capelli e gridando al miracolo. Io, cioè, è interessante, ha questa meccanica, sembra un incrocio ideale fra Dark Souls e Infinity Blade. Sono tutti combattimenti uno contro uno, contro demoni grandi, e tu devi praticamente studiare il pattern d'attacco per stare lì a far fuori. Il problema è che il combattimento secondo me non è ancora così avvincente, nel senso che vai avanti a fare capriola, aspetti che il nemico fa il colpo, gli giri dietro e lo colpisci, ed è tutto così e vai avanti così. Loro dicono che naturalmente siamo lontani, mancherà un anno all'uscita del gioco, però sì, si presenta tecnicamente bellissimo, però ancora non sono così convinto della meccanica. Non sarà un free roaming, hanno voluto sottolinearlo, sarà anche qua, prende qualcosa da Amalur, perché avrai queste aree dove potrai girare più o meno liberamente, anche tornare indietro da un'area all'altra. Però non è un free, esatto, non è un free roaming alla Skyrim per intendere, o allo stesso The Witcher 3. E è interessante l'ultimissima cosa, hanno specificato meglio, tu in pratica devi scegliere fra guerriero, ladro o chierico come classe, ma quando tu hai scelto la classe scegli solo l'albero dei talenti, che è l'unica cosa che ti blocca. Per il resto, a livello di equipaggiamento e di armi, puoi mettere quello che vuoi, anche corazze e armature da ladro se sei un guerriero, che magari ti funzionano bene all'interno delle abilità, e non si potrà resettare la classe. L'unica cosa, l'hanno detto, stanno riflettendo su un Game Plus, un New Game Plus, quindi una volta finito che ti danno tutti i punti che tu hai guadagnato con la tua classe, li potrai investire su un'altra classe e quindi ricominciare il gioco più difficile con un'altra classe tutta potenziata, però non puoi resettare la tua classe. Ok, allora, tu hai fatto anche, vabbè, sto vedendo un po' cosa hai visto, tante altre cose, però forse è importante parlare anche, abbiamo parlato appunto dell'intervista di Titanfall, quindi magari tu hai fatto interviste per tutti e quattro i titoli FPS e TPS più importanti, quindi anche di Destiny, COD e Battlefield 4. Allora, Destiny, allora, stessa tema abbiamo detto di, sì, delle tre, un po' remixata, almeno l'intervista qualcosa di interessante, oppure lì c'era una community manager lì inutile? C'era il community manager anche brutto, tra l'altro, almeno quella di Titanfall era una bella ragazza, invece quello lì di cosa? E lui era proprio il comunicato stampa vivente, la vedete, vi farete delle risate, niente, al Destiny si capisce che è persino più blindato di Titanfall, veramente non dicono niente che non sia previsto da qualche rilascio. Diciamo che loro, io gli ho chiesto questa cosa perché tantissimi lettori sembrano non aver ben chiaro ancora la meccanica, lui la spiega bene a voce. Il gioco richiede la connessione internet, è un gioco che devi essere collegato per giocarlo. Questa cosa a molti ancora lettori e ascoltatori non è chiara. Non è un MMO in senso stretto, perché comunque non si pagherà un abbonamento, quindi sarà gratuito, compri il gioco, ma devi essere collegato per giocare. Puoi giocare anche single player volendo, cioè single player lo connesso. Tra mille virgolette, perché tu giochi, ti fai la tua storia, ma incroci la gente nei punti dove puoi incrociarli, in questi hub di contatto, un po' alla Guild Wars 1, per chi è presente, tu li puoi incrociare in questi hub e poi però puoi fare le tue missioni. Poi se vuoi ti aggiungi ad altre persone per fare questi eventi dinamici di gruppo, che sono sempre liberi, sempre aperti, e lì il gioco comunque è fortemente cooperativo, nel senso che i loot sono tuoi, non è che arriva il ninja looter e te lo leva sotto i piedi, ci sarà invece, ma non c'è stato modo di farmi dire nulla, delle modalità competitive. Allora io ho cercato di spingere per capire se ci sarà un PvP per modalità, tipo dici voglio fare il team deathmatch o delle aree dove potrei fare il PvP, non c'è stato verso di avere una risposta.
io credo delle modalità, da come più o meno ha risposto lui, però magari speriamo, a me piacerebbe se tu vai in zone dove è la santa ragione, nessuno, sarebbe molto figo, ma anche integrato nell'ambiente di gioco, piuttosto che fare inizio team deathmatch, che non è il massimo, cioè delle aree franche, zone dove veramente tutti quanti se le danno, e santa ragione, sarebbe figo. Però non mi ha risposto, però anche quella intervista la vedrete. Niente, allora invece di Call of Duty qualcosa di più interessante? Allora sì, quelle Call of Duty e quella di Battlefield sono le più interessanti. Diciamo che, a parte poi l'intervista e tutto quanto, la cosa su cui ho un po' intervistato Mark Rubin, quindi comunque un pezzo grosso di Call of Duty, la cosa su cui l'ho più pungolato è questo discorso delle mappe dinamiche, questa battaglia con Battlefield tra l'evolution di Battlefield e queste mappe dinamiche. Lui subito ha detto: noi non facciamo tutto in base alla distruzione, per noi un gioco, le mappe non sono belle perché le puoi distruggere e puoi modificarle in quel modo, per noi il dinamismo della mappa è soprattutto nel modificare i percorsi mentre la gente gioca in modo immediato. Lui ha parlato di questo lavoro che si fanno su cancellate che si possono chiudere o aprire per modificare i punti di ingresso nelle basi avversarie, quindi delle cose più immediate. Tra l'altro, per esempio, lui mi ha fatto anche questa, fra virgolette, critica al fatto che in Battlefield spesso bisogna spingere dei pulsanti per fare le cose, invece loro cercano di fare tutta roba a cui spari per modificare, quindi anche più immediato in termini di esports. E loro credono molto che sia migliore così il funzionamento, cioè ok, sì, le esplosioni ce l'hanno anche loro. Mi ha parlato di questa mappa dove in pratica c'è un grattacielo che può essere fatto cadere vicino a un altro grattacielo e man mano scende, fa crollare nel corso della battaglia, insomma, e quindi si modificano gli interni, perché tu sei dentro al grattacielo e sta crollando, quindi ti si spostano le aree perché sei, insomma, subisci il movimento. Loro credono molto in questo ambito. Per il resto gli ho chiesto varie cose sul single player e così via. Diciamo che la cosa più interessante era questa sulle mappe, anche perché poi Matteo ieri ha fatto una bellissima infatti nei commenti della super diretta ieri, il romanzo di Matteo su Battlefield e Call of Duty. Invece per Battlefield, già che ci sono, Call of Duty, basta per Battlefield. Ha parlato tutto il tempo di Battlefield. Ah no, volevo parlare, questo è Call of Duty, okay, perdonatemi. Invece per Battlefield, questo qua era Call of Duty, che era Mark Rubin. Per Battlefield invece c'era Buck. Lui insomma ha chiacchierato parecchio. La cosa interessante che è stata quella domanda che ne chiacchieravamo su quanto è un peso sviluppare per 360 e PS3 oggi. E lui ha detto che effettivamente la sentono come una zavorra il fatto che tu devi fare un gioco PC, PS4, Xbox One, ma non dimenticarti della fetta di utenza belle. PS360. Lui ha detto che ovviamente non si può risolvere tutto in un termine grafico, ma ci devono essere compromessi anche a livello di gameplay, il che vuol dire che sicuramente non ci saranno i 64 giocatori su PS360, e ha detto che loro fanno il massimo dello sforzo, ma sicuramente è una cosa che gli risucchia un sacco di risorse. Ha detto spera quanto prima che Battlefield si possa liberare delle... La prossima volta però glielo ho accennato, non è che è stato così. Ok, guarda, ad esempio secondo me se invece Assassin's Creed o un Call of Duty o un Watch Dogs non giustificano l'essere giocato su PS4 e Xbox One, forse Battlefield, alla luce anche del terzo capitolo, che era sicuro, sì, molto indietro dal punto di vista tecnico anche di multiplayer online, forse potrebbe essere la spinta per giocarlo e comprare un PS4 o Xbox One, se non avete il PC ovviamente. Questa cosa ho discusso tantissimo con Iodice quando ci battibecchiamo sul fatto, specie su questo fatto di FIFA 14. Ho detto che dal mio punto di vista regalare Battlefield 4 con Xbox One è un altro step, sarebbe nettamente meglio. Non è nei giochi di calcio che fai vedere la next gen. Esatto. Secondo me, se avessero regalato Battlefield 4, allora dicevi: oh, no, questo è veramente un bel incentivo. Sarebbero stati davvero 60 euro in meno per la console. Perché però non molti c'è modo di discutere di questa cosa. Quanto secondo lui il calcio è, siccome è una cosa più giocata in Europa, tanto che cresce anche per la stessa generazione adesso. Vabbè. Cioè, secondo me ha poco senso, infatti. Va bene. Lisa, facciamo un'ultima tornata con Pierpaolo, poi lo mandiamo. Yes. Allora, c'è Angelo il maestro che ci fa una domanda bella. Sì, ovvero... Bella a livello di carattere, come scritta? Sì. Okay. cosa ne pensate dell'addio a Microsoft di Steve Ballmer? Questa è una notizia freschissima. Sì. Steve Ballmer lascerà Microsoft, entro 12 mesi si ritirerà.
Anche tu c'è stata una botta incredibile. È esploso, stanno deflagrando gli Steve stelli. Ballmer, CEO di Microsoft, poi è stato tante cose. Ha cominciato con Bill Gates tantissimi anni fa, quindi comunque in realtà è stato anche l'artefice del successo incredibile di Microsoft nel corso degli anni. Negli ultimi anni è stato molto criticato invece perché non è riuscito a rinnovare Microsoft in tante cose. Forse soltanto la 360 è stato il caso di successo al 100% da parte di Microsoft. E forse quindi anche lo switch di Windows 7 dopo Windows XP, che è stato un periodo. Però quello è stato anche un riprendersi, esatto, da una caduta abbastanza importante. Vabbè, vista me. Forse dico, sì, riusciamo a fare una cosa interessante. Esatto. 7. E nulla, cosa ne pensiamo? Forse è dovuta anche perché lui è abbastanza avanti negli anni. Dopo più di 20 anni, 30 anni, si sarà anche un po' rotto le palle, non è più frizzante come una volta, se ne va con un sacco di soldi, perché parlavamo tantissimo di quanto potesse essere il buono uscita, 10 milioni di euro, sono 15 milioni di euro. Sì. Guarda, io ho trovato molto bello, io ho fatto questa dichiarazione per dire, insomma, il fatto che stai ritirando, la trovate su internet italiano, che è molto bello, cioè si sente che uno che è dispiaciuto comunque di andarsene, però hai detto bene te, cioè comunque Ballmer era vecchio, non vecchio in termini di età, era vecchio ormai in termini mentali, per quello che richiede stanco oggi in termini mentali, essere comunque una superpotenza del software. Lui ha detto: io sono arrivato a un momento in cui tutto il consiglio direttivo e tutti gli azionisti, insomma più di qualche mese, continuano a ripetere che il problema di Microsoft attualmente è Ballmer, perché comunque non è una forza propositiva, cioè non ti fa capire dove potresti andare fra 5-10 anni. Hanno bisogno, io credo che prenderanno un CEO giovanissimo probabilmente, e c'è bisogno, lui ha detto, Microsoft è in un momento di transito importantissimo, deve passare ai servizi, a spingere di nuovo sui servizi, sulle cose da dare alla gente, su quello che una volta erano i sistemi operativi, che oggi non sono più un momento cardine. E ha detto: io non sono più in grado, c'è bisogno di gente nuova che porti invece avanti questo scettro, fondamentalmente. È stato molto umile, comunque è stato molto, se ne l'ha riconosciuto. E poi lo sfruttano tutti, Ballmer in realtà, cavolo, cioè, è importantissimo. Miseria, cioè, nella storia di Microsoft è importantissimo Steve Ballmer, quindi ha fatto tante belle cose, poi ovviamente ha fatto anche delle stronzate, ci sta. Poi, dopo tanti anni purtroppo accade. Lisa. Allora, Anges ci chiede se avete provato per caso Batman Blackgate per PS Vita. No, qui non l'abbiamo provato, sì, ma dovrebbe essere la stessa demo che ha provato Vincenzo o chi per lui all'E3 di Los Angeles, quindi andatevi a leggere l'articolo di Los Angeles che è simile. Domanda a caso, Giuseppe Amato ci chiede se non ti sia scaldato il cocktail in mano. È finito, in verità. Okay. Poi sono io l'unico che non ha bevuto. Poi parliamo di cose serie. Eric Barone. Ragazzi, ma lo split screen si è visto almeno in un gioco di nuova generazione? Split screen? No, sto pensando, ci sono giochi tipo Helldivers che ce l'hanno non split screen, ci hanno il co-op direttamente insieme. No, ma anche perché Forza, giustamente, forza allo split screen. Forza allo split screen. Ne parleremo a breve perché adesso Andrea si può preparare sulla divano e venire anche qui. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Tirpa. Tu, Lisa, invece c'è qualcos'altro nel frattempo per intrattenerci? Sì, che allora puoi fare? C'era Gui, vabbè, posso ballare quanto volete. No, rispondo che una grazie, domanda Andrea. Veloce se vuoi. Vai. E Gui mi ci ha chiesto se in The Sims 4 c'è la possibilità di fare le pareti curve. Allora, io sono andata a vederlo e posso dirti che per ora non c'è ancora la possibilità di fare intere pareti curve, ma si potranno fare delle terrasse, semplicemente. Magari in futuro ci sarà la possibilità di... I soppalchi si possono fare in The Sims? Cosa? I soppalchi? Sì, tutto quello, il resto si può fare tutto. Sicuro? Se voglio fare un garage al terzo piano della mia casa? Puoi. Con la Lamborghini dentro? Puoi. Ok, vabbè. Sì, in Giappone ci sono, ma sai sta cosa, la gente si è costruiti garage in casa, piani alti, con la rampa che entra dentro, c'hanno le Lamborghini, le supercar, quando c'hai soldi ti inventi di tutto. Comprare una casa con garage. Non lo so. E Pierpaolo lo sa bene. Esatto. È molto ricco. Mi ha dato una bella idea, non si può lo so. Ciao Andrea, allora, ciao. Come stai? Sei felice di stare qui con noi? Sì, sono molto felice. Allora, tu hai parlato nell'oltretomba. Tutti bei ragazzi, quindi. Esatto. Hai parlato nell'oltretomba lì quando stavi fuori della telecamera di Forza. Sì. Tu sei andato a vedere un'altra cosa di Forza? Sì. 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 Aspetta. E sono stato a vedere, oltre al Microsoft Showcase
a cui ho partecipato con l'ottimo Barone BK Iodice. Sono stato anche alla presentazione che ha fatto qua in fiera invece Dan Greenwald, che come sappiamo tutti è il creative director di Turn 10, che ha aggiunto un po' di che ha aggiunto un po' di dettagli a quanto invece già si sapeva, quindi si sta sempre più irrobustendo, diciamo, la lista delle cose che sappiamo di forza. D'altra parte non manca moltissimo, sappiamo che è un titolo di lancio, però però tante cose. Adesso comincia la parte della diretta poco attenta. Molte cose erano rimaste ancora nel limbo, diciamo che piano piano stiamo iniziando a capire un po' di più del progetto Forza e concretamente cosa porterà soprattutto di nuovo rispetto al precedente episodio. La cosa probabilmente più interessante che ha detto Greenwald è che ha voluto completamente ripensare alla struttura della carriera, perché lui dice che praticamente nessuno, e questo è vero, finisce i titoli di corsa di questo tipo, perché comunque sono delle carriere lunghissime, spesso estenuanti, ti ritrovi ad utilizzare delle vetture che magari sono molto complesse, complicate da controllare, o in percorsi ripetitivi, lunghi, eccetera. Sta di fatto che i ritmi di questo tipo di giochi sono talvolta logoranti e solamente i fan più accaniti di solito. Sembra che non ne frega nulla di quello che stai dicendo. Di solito riescono a portare avanti fino alla conclusione. Io non ho fatto qualche esempio specifico sulla carriera. Sulla carriera ha fatto qualche esempio specifico, ha detto che in pratica, proprio sulla base di questo, e che è stata una rivelazione per lui, su cui ha riflettuto durante lo sviluppo di Forza 5, che si è stupito di non aver pensato prima, è appunto di strutturare la carriera in maniera un po' più compatta, un po' più densa, ma anche più affrontabile in sessioni brevi. In pratica lui ha detto che la carriera di Forza 5 è divisa in 8 macro sezioni, a loro volta divise in differenti leghe. Queste leghe dipende dalla macro sezione, e queste leghe sono a loro volta contraddistinte, diciamo, dal tipo di macchina da utilizzare in quel specifico set di gare, e sono delle micro carriere in pratica da iniziare e finire nell'arco di 75-90 minuti, che lui ha ritenuto sia il tempo più o meno medio di una sessione di gioco ad un titolo appunto sportivo automobilistico. Quindi il giocatore viene continuamente gratificato e vede continuamente degli obiettivi molto vicini a sé, tra questi anche il fatto di poter salire di livelli. Chi ha giocato a Forza lo saprà, si cresce di livello appunto guadagnando punti esperienza, e la crescita è di livello in livello, richiede sempre lo stesso numero di punti. Questo vuol dire che, per esempio, mentre in precedenza per andare dal terzo al quarto livello ci voleva un attimo, mentre dal 55esimo al 56esimo una vita, qui invece sarà richiesto lo stesso. Adesso la crescita è lineare. Esatto, è progressivo. E in più i punti di esperienza per far crescere appunto il proprio pilota si guadagnano non solo nella carriera, ma facendo qualsiasi cosa, ad esempio anche le gare multiplayer, sia in locale sia online. Sono cose interessanti. È tutto integrato. È tutto integrato ed è tutto appunto spinto nella direzione di dare degli obiettivi sempre vicini, costanti e gratificanti al giocatore, in maniera tale che, tra virgolette, non ci possa essere l'elemento noia, non ci possa essere appunto quello sfilacciamento dell'esperienza che portava in tanti ad abbandonarlo prima della fine. Mi sembra molto interessante, perché forse appunto Forza peccava un po' in termini, esatto, di single player, poi non ho mai capito nei giochi di corsa, in tanti giochi, che semplicemente la crescita è: all'inizio fai 3 gare per vincere, poi ne devi fare 6, poi 40, 50, esatto. Però non è che ti diverti, semplicemente ci vuole più tempo per vincere il torneo. Tra l'altro lui si vede che fa il suo lavoro veramente con enorme passione. Lui ha detto anche durante la presentazione che adora il suo lavoro, gli piace tantissimo, soprattutto in questo momento storico preciso in cui le console riescono a permettere, ovviamente le next gen permettono di raggiungere dei risultati sia sulla fisica che sull'intelligenza artificiale che prima non era possibile raggiungere. Proprio in merito alla fisica, lui ha affermato una cosa molto interessante su cui magari non tutti riflettono, ovvero che è inutile lavorare molto sul discorso delle sospensioni, del peso, del bilanciamento delle auto, eccetera, perché
Perché la prima cosa, la cosa fondamentale è il discorso della fisica dei pneumatici, quella è la base proprio di partenza, imprescindibile per poi andare a riflettere, a costruire anche tutto il resto della fisica della vettura. E proprio per questo motivo Forza 4, che era stato un grandissimo passo in avanti da questo punto di vista, poggiava su dei dati dei pneumatici forniti direttamente da Pirelli. Nonostante questo, Greenwald non era rimasto soddisfatto perché aveva chiesto un ulteriore tipo di dati, un'ulteriore stratificazione di questo tipo di informazioni che Pirelli non era in grado di dargli, e quindi si è affidato ad una società americana, di cui adesso io non ricordo il nome, che in pratica ha costretto Greenwald ad acquistare una marea di pneumatici, e su questi pneumatici hanno fatto tantissime analisi, prove e verifiche in maniera tale da fornire appunto a Turn 10 i dati di cui avevano bisogno. Quindi proprio per questo motivo ci sarà un distacco notevole anche da Forza 4 al 5, che sarà percepibile soprattutto appunto a livello della fisica della vettura. Io infatti, quando l'ho provato durante l'evento, lo showcase Microsoft, mi sono trovato veramente di fronte al modello di guida più raffinato e più simulativo tra quelli che io ho avuto il piacere di provare nella mia carriera di giocatore, diciamo. Quindi è un gioco che secondo me chi ha questa passione, chi vuole giocare un gioco di corsa veramente simulativo, ovviamente con un setup adatto, potrà davvero divertirsi. E ovviamente non solo queste persone, che rappresentano per forza di cose un target abbastanza limitato, ma anche tutti gli altri. Chi semplicemente ama questo genere di prodotti potrà scalare la propria esperienza con tutta quella lunga serie di aiuti disattivabili o regolabili, fino a creare appunto, a cucirsi addosso l'esperienza più adatta. Che bella analisi che hai fatto. Sì. Grazie. Lisa, allora, che dicono in chat? Su Twitter, volevo dire. Ivan Grilli ci chiede se, allora, su Forza Motorsport 5, con l'implementazione del cloud, sarà davvero più intelligente rispetto al precedente capitolo? Lui l'ha detto, ha voluto rimarcare anche questo aspetto, Greenwald, perché comunque c'è l'elemento del Drivatar che in pratica si basa sulle informazioni prese dai vari giocatori nel mondo che appunto giocano a Forza, e queste informazioni vengono recuperate e poi trasferite all'intelligenza artificiale in maniera tale che si comporti nella maniera più realistica, più credibile possibile. Ovviamente questo non vuol dire più perfetta, perché una guida realistica e credibile è fatta di errori, è fatta di traiettorie diverse, è fatta di approcci differenti con le curve, con i rettilinei, con i sorpassi. Quindi nel caso specifico non abbiamo potuto vederlo in pratica, però la speranza è concretamente indirizzata verso il fatto che si realizzi tutto ciò, anche perché lui è ben consapevole del fatto che uno degli elementi importanti e che hanno più bisogno di uno sviluppo nel genere è proprio quello dell'intelligenza artificiale, che fino a questo momento era stata abbastanza deficitaria. Lisa, cosa stai facendo? Parliamo di Need for Speed Rivals. No, non ne parliamo. No. Nel senso, perché abbiamo già parlato e c'è un articolo. Mi chiedono allora una notizia su, non so se sia vero, cioè nel senso, io sono fuori dal mondo, però sia, che ne so, Claudio Uovo e Andrea De Silvestro ci chiedono notizie su GTA 6. Cesano Boscone. Stanno facendo i cretini, stanno okay. facendo. Vi voglio benissimo, ok? State già qua. Questa è la famosa, ormai celeberrima pagina, la Facecom di Alessio e Fabio, che vi invitiamo a seguire su Facebook perché è fonte di grande ilarità. C'è tutta una Gamescom che voi non potete sapere, che i nostri... Vi raccontano loro, esatto. Ok. Poi Scalabrin ci chiede se... sono sempre quelli che fanno le domande. Sì, no, non ce l'ho con te. Novità su Square Enix, se ha fatto qualcosa. Square Enix a questa fiera praticamente non c'è. Ha deciso che
Perché i tedeschi, Square Enix in la parte giapponese, suppongo, non c'è perché evidentemente Giappone e Germania Giappone e Germania non vanno tanto d'accordo. TGS, si è visto solo TIFF, e il nostro Vincenzo Lettera ci farà un bell'articolo sopra forse. Perché ieri Iodice aveva citato Sakaguchi per Xbox One, sì, non si sa. Sì, era una niente. Battuta di Phil Spencer, quando andrà in Giappone. Va bene. Poi ovviamente ci chiedono se ancora se abbiamo provato multiplayer di Killzone, del nuovo Killzone. In questa mezz'ora della diretta capace l'abbiamo provato. Scherzo. Andrea Rizzo ci chiede se sarà possibile avere un abbonamento PlayStation Plus che quando scade dia la possibilità di giocare ai giochi scaricati. Però... No, nel senso che se sono giochi che appartengono all'Instant Game Collection, che sono gratis grazie al PlayStation Plus, si disattivano quando il PlayStation Plus non viene rinnovato. Rimangono lì anche salvataggi, nel momento in cui ripagate il PlayStation Plus, ritornano senza aver perso nulla. Che spiegazione non fa? Brava papà. Poi The Stray Bra? Chi? Colui che ci chiede se pensate che possano annunciare un Uncharted 4 o un'altra IP del secondo team di Naughty Dog ai VGA. Ai VGA Wars? Chissà, magari loro l'hanno fatto, forse l'hanno fatto proprio lì. Uncharted 3, una roba del genere. Comunque là il VGA piace tanto ai Naughty Dog, quindi magari. Poi comunque è passato da un tempo il periodo in cui gli annunci si facevano solo alle fiere, quindi a parte Nintendo adesso con i Direct, ma più in generale è da qualche anno che vediamo annunci anche importanti slegati dalle fiere. Allora, io invece vorrei fare una domanda a Andrea Palmisano. Sì, di cosa vuoi parlare? No, parliamo di un altro titolo che hai visto allora. Sì. Quale scegli tra i più rappresentativi, tra quelli che hai visto, in maniera tale che i nostri utenti sono più interessati? Ma tra quelli che ho visto probabilmente il più interessante è Dying Light, titolo di Techland che probabilmente conoscerete, studio polacco che recentemente ha realizzato Dead Island. Esatto, più o meno apprezzato dall'utenza, a me non è piaciuto sinceramente, mentre al contrario Dying Light mi ha lasciato un'ottima impressione. L'avevamo già visto, l'aveva visto Fabio allo scorso E3. In questo caso per fortuna non era la stessa build, ma è stato portato una versione più avanzata, più profonda, e soprattutto è stata fatta una di quelle presentazioni che piacciono a noi, nel senso entra, siediti, gioca, e nel frattempo mentre tu giochi, grazie a una cuffia col microfono, io ti racconto il gioco, te lo spiego e eccetera. Anche con Dead Island avevano fatto così con me, sono bravi, sì, veloci, sì. Poche chiacchiere subito per capire il succo del gioco, anche perché ovviamente fanno dei giochi che si prestano a questo tipo di presentazione. Per chi non lo conoscesse, è un gioco nell'atmosfera, nel setting simile a quello di Dead Island, ovvero parliamo sempre di scenari post-apocalittici strapieni di zombie, con il solito gruppo di sopravvissuti in cui ovviamente c'è il protagonista. La differenza è, a parte che c'è un setting urbano, perlomeno tipo baraccopoli del Sud America, perlomeno nel livello che abbiamo visto noi, poi ci saranno comunque altri setting che non mi hanno voluto rivelare. A parte questo, la maggiore novità sta nel fatto che i livelli sono esplorabili anche in verticale, grazie alla possibilità del protagonista di arrampicarsi su praticamente tutto quello che è alla portata appunto del salto, delle mani, delle capacità di arrampicata del protagonista. Una soluzione molto interessante che ovviamente permette uno sviluppo verticale dei livelli e un'esplorazione molto più varia, molto più approfondita appunto dei livelli stessi. E infatti andare ad esempio sui tetti delle macchine o sul tetto di una baracca, di una casetta, cose del genere, consente di ovviamente evitare i gruppi di zombie più numerosi, oppure di scappare nel momento in cui questi stanno attaccando. Però ciò è possibile solo durante il giorno. Durante la notte invece, con questo espediente di gameplay realizzato che hanno pensato i programmatori, tutto cambia, perché gli zombie
diventano super veloci, super incazzati, super intelligenti, e ci si ritrova veramente a non avere il controllo della situazione, nel senso che l'unica opzione è quella di fuggire più velocemente possibile, cercando un luogo di, riparato, comunque di raggiungere appunto il rifugio dei sopravvissuti. Questo si traduce, almeno nella demo che io ho giocato, in una serie di missioni, di obiettivi da perseguire, da raggiungere all'interno della mappa, ben segnalati col solito indicatore, eccetera eccetera. Una volta raggiunto questi obiettivi, questa serie di obiettivi, ci si trovava in un punto proprio nel momento in cui veniva notte. È venuta notte e da lì sono dovuto fuggire rapidamente verso il rifugio, appunto in una situazione molto molto più concitata. E in pratica c'è una doppia anima del gioco. La prima, in cui si può riflettere, si può utilizzare appunto gli elementi dell'ambientazione a proprio vantaggio, ci si può anche lanciare in qualche combattimento, ammesso che non ci siano troppi nemici, anche perché comunque il sistema di combattimento è piuttosto robusto, sia con attacchi corpo a corpo sia con armi anche da fuoco. E poi c'è la seconda sezione, in cui appunto ci si ritrova veramente ad essere la preda di questo gruppo di cacciatori, che ovviamente sono gli zombie, e la tensione e l'intensità aumenta notevolmente, ed è una soluzione che a me è piaciuta molto. Quindi, rispetto a Dead Island ti ha fatto un'impressione abbastanza differente in termini qualitativi, di varietà? Sì, mi sembra veramente che ci sia uno stacco qualitativo notevole. L'hai giocato? L'ho giocato su Xbox One, però esce... Vabbè, sia sulle entrambe le console next gen che entrambe le console current gen e PC. Questa è una cosa che magari può fare un po' riflettere sulla portata del progetto, perché ovviamente il gioco sarà contenutisticamente uguale, ma solo esteticamente differente, e quindi magari ci sono degli elementi che probabilmente non segneranno lo stacco appunto con la generazione precedente per questo motivo. Però il concept, l'idea di base mi è piaciuta molto, il gameplay mi sembra intelligente, il dubbio è appunto in come riusciranno a mantenere questa varietà di situazioni, questo espediente appunto di gameplay giorno notte, mantenendo l'interesse, dando degli stimoli continui anche nel progresso di un'avventura che appunto durerà diverse ore, immagino. Grazie Andrea. Prego. Ce l'hai, Antonio, sempre la nuvoletta di fumo? Sì, sì. Vai, puff. E chiudiamo insieme a Umbo, e anche con l'ultima tornata di domande. Umberto non era pronto, però si stava rifacendo il trucco. Lisa. Allora, c'è Angelo il maestro che ci fa un'altra domanda. Ci chiede se ne si sa qualcosa in più di Halo, qualcosa di nuovo su Halo. No, Halo è assente. Evidentemente alla conferenza Microsoft delle 3 di Los Angeles è stato messo in mezzo, anche perché ovviamente per fare un po' il numero, per affermare che ovviamente è sviluppo, che uscirà un nuovo Halo, però sta abbastanza indietro, di conseguenza a questa Gamescom non si è visto nulla. Mario Galatora ci chiede delle spiegazioni sul game over di Beyond Two Souls. Non mi ascolta nessuno, però va benissimo così. Sì, sicuro. Se volete vi intrattengo ballando qualcosa. Sì. Tranquillo, no, ma no, 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 nel game over ho sentito di Beyond, stavamo vedendo. Infatti, no. Ciao Umbertino, tutto bene? Ciao, bene, grazie. Dopo c'è qualche aneddoto per noi? No, zero. Ma forse potresti raccontare quello senza fare nomi, quello che hai raccontato prima quando eri in piedi. Senza fare nomi si può fare, dai. Il game over, nel senso che in realtà già l'altro, Heavy Rain, cioè il game over era, ci stava, ma comunque potevano morire i personaggi principali, si andava avanti verso la fine. Evidentemente adesso proprio semplicemente c'è sempre un risultato, c'è sempre un qualcosa che si può fare anche se muore la protagonista principale. Si va avanti e ci sta. Abbiamo Vincenzo. No, 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 puoi anche parlare da lì. Ti traduco io, tipo traduzione in inglese. In realtà, mentre mi piaceva
prendi i giochi tu potevi morire anche accidentalmente nelle fasi iniziali. Ok. Aspirine bevendo acqua, ok. Adesso non c'è game over, non ci sono queste situazioni qui, ma verso la parte finale, ok, come quell'altro in realtà potresti morire, okay. Ok. E però quello è un finale, non è un game over che è sbagliato, ok. Quindi semplicemente allora non è che si può morire in maniera accidentale, perché ovviamente è un gioco abbastanza guidato, nel senso non è che puoi spararti in bocca oppure essere ucciso da qualcuno che arriva così. Al massimo, andando avanti nell'avventura, la protagonista principale può morire e quindi c'è un finale differente, quindi ovviamente non subito può morire, dopo oltre la metà può morire e quindi cambia il finale, si va un altro po' avanti e c'è il finale differente, quindi solo questo, questa è la novità, poi staremo a vedere ovviamente che effettivamente. Novità. Esatto. Lisa. Yes, sir. Sempre Angelo, il maestro ci chiede delle news su Rocksmith. Purtroppo Antonio non c'entra, ma Iori, sta lì su Candy Crush Saga, quindi che lo vedo così, Ilaria. Ne parlerà sicuramente sotto forma scritto, oppure in una prossima diretta, podcast, o mai più. Niente, per ora sono ci siamo, veloce. Allora andrei con Umbertino pane e vino. Com'è questa Gamescom allora? Bella, media secondo me. Media. Bella per bellissima per le persone. Esatto, bella per le persone che hanno provato le due nuove console per la prima volta. Media per noi che siamo un po' sospesi a cavallo tra queste due generazioni, non con titoli eccezionali per le seconde, per le nuove generazioni, invece buoni per quelle che si stanno andando a concludere. Abbiamo, a proposito appunto, abbiamo detto fiera bella per gli utenti, per i giocatori finali, quelli che non devono recensire purtroppo come noi le cose, e vogliamo fare un saluto ai tantissimi utenti che ci sono venuti a trovare, incredibile, quest'anno tantissimi, si sono imbucati anche nel business center, li abbiamo beccati all'esterno della fiera, ci hanno portato anche dei regali, abbiamo delle belle piadine romagnole da consumare stasera forse con il nostro forno, il forno di multiplayer. Esatto, quindi davvero carinissimi, grazie un milione. Tu invece hai visto un po' di cose, a me intriga tantissimo Wasteland 2, nel senso lo attendo tanto, poi magari sarà soltanto un pezzo di nostalgia, però che ne dici? C'era Brian Fargo a presentarlo, che quindi insomma è già qualcosa, vabbè, la presentazione è molto fatta molto, sono Brian Fargo, ho creato questo, adesso sto creando Wasteland 2, quindi è partita un po' così, però devo dire che il gioco ha degli spunti interessanti, loro li hanno fatti, è un bel uomo Brian Fargo, sì, beh, non è un brutto uomo. Si è fatto autografare? No, non mi sono fatto autografare né Wasteland né qualche Fallout, niente, però ci ha raccontato un po' il suo progetto, insomma. Benedetto dai soldi di Kickstarter, da vari preordini, da insomma una fase di finanziamento positiva, sembra essere un gioco comunque sviluppato con in testa una certa varietà di situazioni, tanti contenuti, è un RPG classico, appunto la componente RPG sembra molto sostanziosa, anche se una presentazione di 20 minuti non è che ti può dare l'idea di come sia veramente, ti può dare l'idea di come gli sviluppatori vogliono fartela sembrare, però insomma ci sono tante chicche classiche, ad esempio il sistema di dialoghi è a tag, quindi devi guadagnarteli in modo poi da poterle spendere nei dialoghi con le persone e poter tirare in ballo certi argomenti piuttosto che altri. C'è una completa personalizzazione del proprio party, sia in termini di statistiche che di oggetti, eccetera, eccetera, equipaggiamento, quindi insomma molto classico, sembra essere molto profondo, e tutta questa parte diciamo anche di esplorazione, poi precede quella di combattimenti tattici a turni con sul classico terreno di gioco casellato, insomma un gioco solido col grosso problema secondo me finora che ha una bruttissima componente estetica, veramente pessima. So che è un po' tranchant. E sarà questa probabilmente, non credo che cambierà così tanto, no? Sì, hanno scelto. Detto, Brian, anche se sei quello che ha fatto questo e quest'altro, però. No, il fatto è che non è che sia un gioco dove la componente tecnica sia eccezionale, però questa visuale isometrica accompagnata da una grafica 3D veramente non bella per niente, almeno dal punto di vista stilistico, secondo me non fa onore a quello che comunque è un titolo che potrebbe rivelarsi interessante. Se lo dice un PCista duro e crudo che di stile ne capisce fino a un certo punto. No, esatto, non è che, per carità, non è che sei il campione di design,
però almeno a mio gusto, okay, poi non so, ci sono già delle immagini, potete anche un po' farvi, certo, la vostra idea. Secondo me non appare benissimo, ripeto, non era una cosa fondamentale, però anche se è una cosa bella da vedere non è che fa schifo. Poi, cosa hai visto di interessante, caro Umberto? Ho visto diverse cose, dipende... Di cosa vuoi parlare di più mainstream, più interessante per i nostri cari lettori? Mi pare che abbiamo parlato né di Wolfenstein né di The Elder Scrolls Online, perché li ho visti ieri. Wolfenstein. Vai a ruota libera, ma velocemente. Parti da Wolfenstein e poi finiamo con The Elder Scrolls. A me non dispiace affatto, è sviluppato da degli ex Starbreeze, che hanno fondato quest'altro studio sempre in Svezia, si chiama Machine Games. L'avevo già visto, l'avevo già provato tempo addietro anche alla E3, ne avevamo già parlato. Insomma, a me continua a soddisfare, è un titolo non particolarmente ambizioso, ha unicamente una componente multiplayer, scusami, ha unicamente una componente single player, è molto veloce, frenetico, ricorda quelli che comunque sono i titoli classici di software, è fedele a loro in qualche modo, nonostante poi sia modernissimo sia per estetica che per alcune opzioni relative alle armi, al loro utilizzo e così via. Un gioco che secondo me può essere tenuto sott'occhio, ha un bel mix di una tecnica comunque non eccezionale ma piacevole, tra l'altro su PC a 60 frame secondo me è particolarmente gradevole da vedere, si gioca, è divertente, ha una bella atmosfera perché unisce nazisti, esperimenti, quindi c'è anche tutta la parte gore molto sanguinolenta, ha poi alcune chicche più umoristiche, comunque ha un bel clima, se si mantiene... Sì, ha un sistema di coperture, come mi suggeriscono, interessante, perché anziché essere legato all'ambientazione, quindi non è che premi un grilletto in prossimità ad esempio di una parete o di un divano, il personaggio si copre, ma tenendo... Anch'io spesso mi copro sui divani. Ho visto che ogni tanto ti nascondi dietro i divani. Se tieni premuto il dorsale sinistro del pad, il personaggio è come se si bloccasse e tu lo puoi spostare su, giù, a destra, a sinistra, praticamente puoi utilizzare ogni elemento del fondale per coprirti, un po' come su PC un tempo che potevi sporgerti semplicemente senza la necessità di dover andare in copertura, però hanno trovato una buona soluzione secondo me per gestire questo genere di approccio anche col pad, insomma si fa giocare, a me piace. Per passare invece a The Elder Scrolls, perché detto di essere veloce non lo sono stato per niente, ho provato un'altra starting area, secondo me, insomma, ripeto anche per questo quelle che erano un pochino le mie impressioni di altre prove, è un titolo che ha dalla sua alcuni aspetti anche molto positivi, comunque il lore dell'universo di The Elder Scrolls è vastissimo e questo si vede nella varietà di ambienti diversi, nella varietà di razze, di personaggi, le storie che comunque ci sono, e quindi è piacevole sia esplorare il mondo di gioco sia andare a parlare con i vari NPC, i vari quest giver che ti danno le varie missioni da svolgere. È interessante da esplorare, si vede che è un mondo comunque corposo. Il problema è che è molto classico per quanto riguarda il gameplay, è proprio un MMO theme park tradizionalissimo, sia per ritmo e svolgimento, sia per varietà delle missioni. Non è che ci sia mai la missione che dici cazzo, mi sono inventato una cosa spettacolare mai vista. Almeno nelle starting area così non sembra esserci. E poi ha il difetto che comunque credo hanno annunciato di recente l'abbonamento mensile lo penalizzerà moltissimo, perché ormai non è, credo sarà veramente difficile da qui in avanti far uscire un MMO con un abbonamento anche in presenza di grosse innovazioni o valori eccezionali. Qua che queste grosse innovazioni non sembrano esserci, credo sarà molto difficile giustificare questa cosa, ed è un peccato, anche perché poi uscendo sia su PC che su console hanno un pubblico, quello console, che non è abituato a dover spendere un abbonamento mensile. Invece per me la soluzione migliore era quella pacchetto, paghi i tuoi 49-59 euro e basta, poi lo giochi un po' come Guild Wars 2, magari qualche microtransazione che non fa mai male, anche quelle, quindi proprio il massimo, probabilmente solamente estetiche, ma ci sarà anche uno shop per fare un bel po' di soldini, chissà se il mercato gli darà ragione. Vuole farti parlare di tanti altri bei titoli che hai visto, però vorrei invece che raccontassi questo aneddoto in chiusura di fiera, dai, non aver paura. No, ma io non ho paura, vabbè, semplicemente prima stavamo facendo un... poi magari non fa nemmeno così tanto ridere. Prima stavamo facendo un video dove prendevamo in giro la nostra simpatica Lisa,
che è un prodigio a giocare a certi titoli. Eravamo lì, in particolare avevamo appena terminato di farle provare, se provare si può dire, Farming Simulator, e siamo andati a farle provare, sempre se provare si può dire, questo Construction Simulator 2014. Ovviamente, anziché gestire la propria fattoria, la propria azienda agricola, come in Farming Simulator, bisogna costruire, praticamente è una specie di piccolo sandbox, cioè sono dei terreni che possono essere edificati per costruire le case, una roba veramente da tedeschi. Sei colui che gioca Europa Universalis. Sì, no, ma questo no, va bene. No. Sì, però questo è proprio di un livello, secondo me sì, però avrà sicuramente i suoi aspetti positivi. Comunque eravamo lì in coda davanti a questo ragazzino che stava giocando e a quello che era ovviamente suo padre. E sembravano non volersi staccare da questa postazione. Insomma, siamo stati lì un po' a prenderli per il culo, senza essere volgari o niente, però per un buon 5 minuti abbondanti, tipo guarda cosa stanno facendo, cosa dando sono per scontato perché... che fossero tedeschi, che non capissero italiano, cioè, dando per scontato, esatto. E invece erano italiani. A un certo punto il padre si è girato e insomma mi ha fatto notare il fatto che erano, sai, italiani. Chi sono io, esatto, così ha detto. È stato abbastanza imbarazzante. È stato imbarazzante. Al nostro uso e consumo ce l'abbiamo anche ripresa sta roba, però non la diffonderemo perché... Non lo so, forse può anche essere che la diffonderemo. Bazza fa sì con la testa. Va bene, direi che ci siamo, nel senso che davvero... Sono un po' offeso però, perché hai fatto mezz'ora con Pierpaolo, mezz'ora con Andrea e solo un quarto d'ora con me. Assolutamente no, ho fatto 40 minuti con Pierpaolo. E invece con te Andrea, che siete già venuti nella prima super diretta, ho fatto di meno, non è vero? Vabbè. Caro Umberto, me ne ricorderò la prossima volta che mi dirai vieni in super diretta, ti dico, sai tutta cosa? No, cioè, qualche parolaccia invece, soltanto no. Dopo tantissimi giorni veramente siamo distrutti, quindi vorrei invitare gli altri tre redattori di nuovo da capo e fare mezz'ora con ognuno, ma direi che invece lo faremo a terni. Lisa, allora, ti rivedremo sicuramente ancora in video perché hai fatto delle cose in video. Abbiamo delle cose. Ci sarà un seguito. Esatto. Ho registrato. Perso la dignità, però va bene. Non sappiamo se ti rivedremo ancora dal vivo, non per motivi di salute o altro, soltanto perché il futuro è sempre abbastanza incerto. Grazie per averci supportato in chat e su Twitter. Grazie ai nostri utenti che, come sempre, non so come fanno a seguirci sempre e comunque. Possiamo anche dire record di accessi? Non lo so, perché quest'anno non abbiamo. Direi di no, perché la Gamescom di Colonia è meno appetibile dell'E3 di Los Angeles. Ma però sono sempre tanti che ci seguono. Te tu dovevi dirlo lo stesso, tanto poi chi è che va a verificare? Esatto. Sempre record. Come fanno tutti quanti, record di accessi. Come fanno in fiera, sempre record di accessi. Quindi grazie un milione. Grazie a chi è stato anche dietro le quinte, che comunque ha fatto un super lavoro, spesso e volentieri molto più tedioso del nostro. Ci rivediamo a Terni con la super diretta e continuate a seguirci su Multiplayer.it. Ciao!